Ovviamente di fronte a una scommessa che sembra quasi facile, abbiamo anche noi dei dubbi su questo tipo di bando. Certo che quando si viene a conoscenza di documentazione che comprova una serie di proroghe, di affidamenti anche diretti alle stesse realtà all'interno del Palazzo di Città, qualche dubbio sorge spontaneo. Domani sicuramente il Movimento 5 Stelle sarà attento e verificherà se tutti quei requisiti che rappresentano l'80% del bando sul servizio di assistenza domiciliare verranno rispettati, considerando che hanno partecipato ditte anche che sono fuori dalla regione Puglia, che hanno, da quello che si vede nelle loro caratteristiche, tutti i requisiti per poter partecipare a questo bando. Il Movimento ovviamente sarà attento ed eventualmente, laddove noterà delle situazioni anomale, porterà tutte le carte nella Commissione di Trasparenza.